Und? Altra soddisfazione per il mondo sportivo nisseno arriva grazie al diciannovenne Rocco Bellavia che domenica scorsa a Valle Aniene a Roma nella disciplina del tiro a volo si è classificato primo su 12 concorrenti al Gran Premio nazionale di Double Trap con un punteggio di 101 su 120. Un successo per il giovane atleta appartenente all'associazione Tiro a Volo Torretta, salito sempre quest'anno al primo gradino del podio del campionato regionale di Double Trap, che si aggiunge ai riconoscimenti già conquistati negli anni anni passati. Nel 2013 infatti nella categoria allievi nella disciplina della Fossa Olimpica si è portato a casa la Coppa Nazionale classificandosi al primo posto al criterium nazionale battendo gli altri 60 concorrenti con un punteggio di 68 su 75 piattelli. Un risultato ottenuto a livello nazionale per il quale ha avuto anche un riconoscimento dalla Federazione Nazionale Tiro a Volo che lo ha anche segnalato a Alconi in occasione della festa dello sport tra i migliori atleti della disciplina del tiro a volo. È stata una gara molto Molto dura in cui i sacrifici hanno dato frutto ed siamo arrivati a questa vittoria che è stata diciamo piena di felicità e di soddisfazione a 16 anni ho cominciato questa mia passione diciamo che viene da mio padre che mi ha indotto a fare questo sport e quindi diciamo è nata da, da qui questa cosa, questo sport. Diciamo che l'anno più importante è stato il 2013 dove ho vinto diverse gare a livello nazionale e anche il 2014 è iniziato in una maniera positiva con vincendo alcune gare anche a livello sempre nazionale e regionale. Le gare durante l'anno saranno molte e saranno dure e intense. E il mio obiettivo, un sogno, diciamo, è quello di raggiungere la nazionale. So che è molto difficile, però, con impegno, diciamo, eh, impegno ed eh, applicazione, sacrificio ed grinde e volontà, spero di raggiungerlo. Un sogno diciamo, è difficile, ma non impossibile. Ringrazio pure la, società, la mia società TAV Torretta, la quale mi ha dato la, diciamo, a disposizione i cambi per potermi allenare a questa nuova disciplina del double trap. E ringrazio anche il mio allenatore Adriano Aveduto per avermi insegnato questa nuova disciplina del double trap. Un consiglio che vuoi dare ai giovani che si avvicinano a questa disciplina per essere dei buoni tiratori come te? Diciamo che c'è bisogno di molto impegno, molto sacrificio, ad esempio il sabato non, non si deve uscire, eh, si deve essere lucidi e quindi è molto importante essere diciamo, molto freschi di testa e quindi lucidi. Diciamo.